Siamo allo sport, è diventato quasi un appuntamento fisso quello del lunedì con Massimo Profeta, che saluto e che ringrazio perché ci ragguaglierà un po' su quello che è accaduto nella domenica calcistica. Ovviamente non solo, facciamo conto che io sia stata ibernata ieri e quindi dici tutto. Buonasera Maria, a te e a tutti gli amici visivi dell'ascolto. Partiamo dal campionato di Serie C, in modo particolare parliamo del Pescara perché contava vincere dopo l'ingiustizia di Pesaro, dopo i veleni e la beffa appunto perpetrata, diciamo così, l'ingiustizia perpetrata ai danni del Pescara 8 giorni fa al Benelli di Pesaro. Missione compiuta perché sabato il Pescara ha avuto ragione di un ostico Sestri Levante, ha deciso Tugnov su calcio di punizione a 13 minuti dell'epilogo della contesa. Insomma, il Pescara è tornato a correre, è riuscito a vincere col solito immenso cuore. Questa è una squadra che comunque emoziona anche quando ci sono delle difficoltà, perché ci sono state oggettivamente. Sabato contro una squadra arroccata in difesa non è stato facile, però il Pescara ha vinto meritatamente questa partita dopo aver sboccato il punteggio. Insomma, ci sono state due o tre occasioni da gol. Questo è un rigore clamoroso, solare, negato al Pescara a Bentivegna dall'arbitro dell'incontro, però insomma tutto è bene quel che finisce bene. Il Pescara ora giocherà ad Arezzo domenica prossima con inizio alle 15. Per quanto riguarda il Pineto, la nota dolente, nel senso che il Pineto ieri è stato molto sfortunato, a dire il vero, perché avrebbe meritato senza dubbio il pareggio. Era passato in vantaggio sul campo della SPAL 1-0 con il gol di Nebuloso, giovanissimo centrocampista, entrato in corso d'opera per l'infortunio di Pellegrino, classe 2007, scuola Lazio, all'esordio tra i professionisti, esordio coronato con la soddisfazione del gol che stiamo rivedendo. Eccolo qui, era incredulo questo ragazzo che ha compiuto 17 anni lo scorso mese di settembre, gol all'esordio nel momento importante della partita. Poi però ci si è messo di mezzo l'arbitro Aldi della sezione di Lanciano, che ha ingiustamente espulso Shakir a fine primo tempo. Nei primi 10 minuti della ripresa il Pineto avrebbe potuto fare meglio, c'è stato il pareggio della SPAL, il sorpasso, il gol realizzato dall'immarcescibile Mirko Antenucci, cresciuto nel Giulianova, 40 anni suonati, 5 gol in questa stagione. Però insomma il Pineto nel computo della gara, perché ha creato tanto soprattutto nel primo tempo e anche nel finale di partita, avrebbe meritato senza dubbio il pareggio. Passando invece in Serie D, ieri ho assistito a una bellissima sfida, quella dell'Angelini con un gran pubblico, una cornice davvero bellissima, l'Angelini Chieti San Benedettese, è finita 0-0, però è stato uno 0-0 davvero molto interessante. Meglio la San Benedettese nel primo tempo, la Samb che è capolista, è cresciuto il Chieti nella ripresa con una palla gol clamorosamente fallita da Forgione, ne è venuto fuori uno 0-0 che però fortifica le certezze di questo Chieti, che sta per annunciare Dardan Butai, un attaccante di spessore per la Serie D, classe 1995, italo-albanese, ha segnato tanto in Serie D. Ricordo che nel 2021-22 con Novara ha segnato 35 gol Marina in altrettante partite, contribuendo in modo determinante alla promozione del Novara in Serie C, ultime esperienze in Serie C, sempre nel Novara, nel Foggia e nel Crotone. Dunque sarà ufficializzato a breve dal club neroverde. Per quanto riguarda le altre squadre, l'Aquila ha cambiato l'allenatore, la prima di Michele De Feudis, un pareggio sul campo dell'Ancona. Naturalmente l'Aquila può e deve fare meglio. Il Teramo crea tantissimo, una squadra che gioca molto bene. Ieri ha pareggiato, doppia rimonta in casa con la Civitanovese, due punti persi potremmo dire così, però rimane il grande campionato che sta disputando questa squadra, che insomma a fari spenti è lì a 2 punti dalla vetta insieme con il Chieti. Ha vinto l'Avezzano in fondo alla classifica e questa è una vittoria davvero di inestimabile valore per la squadra di Pochesci, ha battuto 1-0 in casa al De Marsi il Roma City, l'unica squadra che è rimasta praticamente senza punti perché ha perso il Notaresco sul campo del Castelfidardo 2-1, il verdetto finale.